punti persi. Solo in questo modo si può commentare un Modena-Piacenza in cui Piacenza per un'ora è ampiamente dominato, ma sbagliando continuamente i gol che si sono presentati. Ma partiamo dal venerdì, il giorno dell'infortunio del Favero, un infortunio che rischia di essere pesante nell'ottica anche nel mercato del Piacenza, perché il ragazzo di scuola e di proprietà della Juventus sembra avere un infortunio serio e quindi il problema dei tre under diventa impellente. Ma non è per questa partita, perché la dirigenza dà l'ok allo staff tecnico per poter giocare solo con due under e a quel punto Franzini non stravolge quello che aveva in mente, gioca col 5-3-2 con Della Latte in mezzo al campo e con Sestu di fianco a Paponi. Un quarto d'ora di studio, poi Piacenza prende il comando delle operazioni e comincia a fare quello che purtroppo contro il Modena fa molto bene, sbagliare gol. Comincia con Corradi, ma tutti piano piano riusciranno ad essere perfetti in quello. Nel secondo tempo il Modena è in 10 con l'espulsione all'ultimo minuto del loro capitano e Piacenza ha un assedio, continua a creare, Paponi sbaglia, una traversa di Borri, le occasioni continuano ad essere, Piacenza trova con una facilità la via dell'area ma non riesce per altruismo e per mancanza di cattiveria sotto porta a segnare. Ad un certo punto giustamente Franzini toglie un difensore centrale, ricordando che loro sono in 10, va a 4-3-3, ma il Piacenza forse perché non ha più la forza, perde anche un po' di lucidità, continua a creare occasione, ma non con la continuità di quello che si era visto prima. Insomma, un Piacenza che perde due punti importantissimi in ottima del campionato. Chiudo dicendo che dalla panchina abbiamo avuto molto poco. Polidori, Cattaneo, Nico e Silla non sono riusciti ad incidere.